Ciao a tutti amici e amiche, buona settimana. Eccoci qui a nuovo video per parlare della seconda fase della Serie A femminile, ma prima di parlare di questo facciamo una piccola parentesi sulla nazionale. Come sapete è stata scelta la sede di Italia-Olanda, prima partita del gruppo A1 di European Qualifiers ed è il San Vito Marulla di Cosenza. Si giocherà alle 18:15, naturalmente in diretta su Rai 2. Ed è stata scelta anche la terna arbitrale e purtroppo non ci sarà il VAR. Quindi è stata scelta la croata Ivana Martinčić, di cui conosciamo molto bene. Poi le assistenti sono Sanja Rodjak Karžić e Maja Petrović. La quarta ufficiale è Jelena Perković. Comunque di European Qualifiers ne parleremo praticamente dopo Pasqua, quando sarà il momento. Parliamo di questa seconda fase è iniziata la pole salvezza e pole scudetto naturalmente della Serie A femminile eBay. Intanto diciamo che sono stati segnati 17 gol in questa giornata, una vittoria esterna e un pari, no, un pa due pari, scusate, du e due pari. Andiamo a vedere quindi questa giornata, iniziando dalla strepitosa vittoria della Doria in quel dell'Amerigo Liguori di Pomigliano. Per quanto riguarda il Pomigliano, ricordo anche ha cambiato un'altra volta l'allenatore. Infatti è stato esonerato anche Alessandro Caruso, al suo posto Roberto Caranante, ma il risultato è sempre disastroso. La Sampdoria vince di Mango, continua veramente a fare veramente un bel gioco, vince anche 5-0, facilissimo, e soprattutto con un vero e proprio quaterno di Tori della Perugia. Ma intanto apre le marcature l'autogol di Iris Rabot al 24esimo, autogol anticipando Sara Baldi in scivolata, forse anche toccando la giocatrice della Doria, e naturalmente anche sull'uscita non possiamo dire veramente. Sulla uscita non perfetta di Anna Buigas, che anche lei ha toccato veramente, forse la giocatrice della Dore, quindi sarebbe stato forse, se non sarebbe andato dentro il pallone, sarebbe stato forse calcio di rigore. Detto questo, dopo si scatena Tori della Perugia al 46esimo su assist di Rasher Kusheri, colpisce di testa trovando il 2-0. Poi bellissimo sul passaggio di Micaela Giordano col destro, va a impattare per il gol del 3-0. Ancora lei ancora su Rachel, sul assist Rachel Kusheri, uscita diciamo alla Georimo di Buigas, l'anticipa e mette dentro il gol del 4-0, e infine addirittura prende il gol, riceve anche l'assist della gemella Talia per il gol addirittura del 5-0. Veramente giornata fantastica di Tori della Perugia, qui anche col pallone, il flight della Nike. E, che dire, la Doria è la Doria, ragazzi, abbiamo detto, mente tanto, veramente sta dimostrando veramente veramente una grande crescita veramente di questa squadra. E Pomigliano, che dire, in questo momento è proprio la squadra peggiore, forse la candidata veramente a retrocedere subito, anche perché natura il a vincere
naturalmente, perché, anche perché tra Como e Napoli finisce 1-1. Anche qui apre le marcature un autogol di Pettinuso al 49esimo, anticipato Kos, servita dalla solita Martinovic. Poi al minuto 69 arriva il bel colpo di Elisa De Estal, su assist di Paloma Lazaro. Veramente apparecchia lei e con un bel destro va a battere naturalmente Gilardi, che sostituiva Corenciova. Finisce quindi 1-1, momento sempre importante per questo Napoli di Seno, che riesce a superare anche grazie a questo pareggio il Pomigliano, non è più all'ultimo posto. E invece momento ancora un portino, no, per il Como, anche se bisogna dire che Cajan ha preso due traverse veramente nel primo tempo. Naturalmente è stata premiata con l'MVP. Andiamo a vedere, infatti, Elisa De Estal. Ecco, andiamo a vedere quindi la classifica di questa pole salvezza. Il Como primo con 22 punti, Milan 21, raggiunto la Sampdoria, ma Milan che ha riposato. Poi Napoli 7 e Pomigliano 6. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, che si gioca alle 12:30, lunch match sabato tra Sampdoria e Como, e domenica lunch match invece tra Milan e Pomigliano. Riposa il Napoli in questa giornata, quindi Pomigliano dovrebbe approfittarne in quel di Milano. Non credo proprio che il Milan vada a parlare naturalmente contro il Pomigliano, certo che ormai non stupirebbe tutti, il pallone è rotondo. E il pallone è rotondo perché invece c'è stata la sorpresa nella pool scudetto sabato. E la vittoria del Sassuolo sulla Fiorentina per 1-0. A segnare è Chiara Beccari al primo minuto di recupero, veramente imbeccata. Ha segnato un gran gol, veramente beccata da Cecilia Prugna, riesce a battere naturalmente Rachele Baldi per il gol della vittoria del Sassuolo. Un Sassuolo che, se a livello di squadra maschile è sull'orlo della retrocessione in Serie B, e al contrario nella Serie A femminile invece le neroverdi veramente si sono riprese alla grande. Adesso Sassuolo potrebbe anche giocarsi con questa vittoria importante anche un vero e proprio, sarebbe un'impresa andare addirittura in Champions League, la squadra di Piovani. KO non poco per la Viola di Della Fuente in questo momento. Era importante vincere praticamente in quel di Sassuolo e Lorenzo Ricci, e invece è uscita veramente una sconfitta. Infatti andiamo a vedere naturalmente che Chiara Beccari è stata eletta MVP. Andiamo a vedere invece quello che è successo naturalmente nell'altra sfida, perché è stata veramente spettacolare quella dell'Arena Civica di Milano tra Inter e Juventus, trasmessa anche da Rai 2 con 292.000 spettatori e 2,9% di share. Dobbiamo ancora crescere moltissimo per quanto riguarda veramente riguarda sugli ascolti bassi, ma veramente stadio veramente da big match, perché veramente tantissima gente veramente ha
veramente riempito l'arena civica. Intanto inizia veramente una partita veramente spumeggiante, prima con il palo di Cézanne per l'Inter, poi fallo di Cascarino, fallo di mano di Cascarino, va Flaminio Simonetti dal dischetto e porta in vantaggio l'Inter, battendo però Magnelli. Poi naturalmente arriva un altro calcio di rigore, questa volta arriva un altro calcio di rigore, naturalmente questa volta è per la Juventus, con con Bernstein che viene intanto con Bernstein che viene atterrata da Bowen, rigore netto, va Girelli, pallone sul palo, con Durante che indovina l'angolo. Infatti è tornata in porta anche Durante, e devo dire ha giocato anche molto bene, possiamo dire, Francesca Durante. Ancora però al 38esimo, questa volta è Milinkovic che fa fallo naturalmente di mano, Maria Milinkovic, va questa volta Cristiano Girelli e questa volta segna il gol dell'1-1. Un po' indecisione qua di Durante, perché Durante era indecisa se buttarsi praticamente nello stesso angolo e invece ha tirato centralmente Cristiano Girelli. Sinceramente non mi è sembrato proprio un rigore imparabile. La ripresa però vede un Inter veramente impressionante e trova il gol al 50esimo, erroraccio veramente di Bauerstein, che mette in difficoltà Savai. Va Ernesto Cesar ad apparecchiare per Michela Cambiaghi per gol del 2-1. Quindi altra bella giornata, oltre al gol di Beccari, anche gol di Cambiaghi, sempre belle notizie per Andrea Soncini, per le nostre azzurre. Non è finita qui naturalmente, perché al 58esimo arriva il gol del 2-2 di Arianna Caruso su apparecchia Lindsay Thomas per il gol del 2-2. Ancora però bellissima l'azione veramente della Juventus. Caruso apre per Perstein, che si fa perdonare l'errore di prima apparecchiando a lei, a Echeghini. Ancora Echeghini, appena entrata praticamente al posto di Asia Bagonzi, per il gol del 2-3 che gela l'arena civica. Ma non è finita, perché all'86esimo ancora Serturini, Anna Maria Serturini, viene servita un'altra bella notizia per le azzurre, per Soncin, da Torgensen per il gol del 3-3, bravissima però anche il velo di Poli che taglia in due veramente la difesa bianconera. 3-3 veramente, e nel finale addirittura una bellissima parata di Poro Magnin su Cesar, che poteva dare veramente un successo per 4-3 all'Inter. Veramente bellissima partita, che dire, naturalmente la Juventus si conferma naturalmente imbattuta contro l'Inter, la squadra naturalmente ora allenata da Zappella. L'Inter ha perso una grande occasione veramente di intanto prendersi una bella vittoria sulla Juventus anche per la prima volta, e poi naturalmente anche mettere una
un tassello, diciamo, anche di naturalmente di avvicinare la Fiorentina per la lotta alla Champions. Intanto andiamo a vedere, naturalmente Arianna Caruso è stata eletta MVP, veramente bellissima partita, uno sport per calcio femminile. Andiamo a vedere la classifica. Naturalmente la capolista Roma ha riposato con 51 punti in testa alla classifica, Juventus 44, Fiorentina 39, poi Sassuolo va a meno 10, sarà difficile veramente il recupero del Sassuolo, però non è detto l'ultima parola. Poi Inter ultima con 27 punti. Andiamo a vedere il prossimo turno. Va in campo naturalmente la capolista Roma contro il Sassuolo alle 15 allo stadio Tre Fontane sabato, mentre a domenica sempre alle 15 al Viola Park Fiorentina Inter. Queste sono praticamente le sfide. Adesso io ho chiuso naturalmente con questo discorso. Ah, in questa giornata riposa la Juventus, mi sono dimenticato. Allora, io chiudo con questo video, vi do naturalmente, commentate anche voi questa prima giornata della seconda fase. Se credete che ormai i posti sono congelati o ci sarà qualche sorpresa. E niente, io vi rimando naturalmente al prossimo video dove parleremo proprio invece del campionato cadetto che naturalmente non ha dato, diciamo, grosse sorprese la giornata di ieri. Comunque, ci vediamo a più tardi.